Si conclude una settimana tragica per le strade bresciane e bergamasche. Dopo le sei persone che hanno perso la vita in solo 48 ore, trenne bresciano, trenne bergamasco, in diversi incidenti stradali, anche la giornata di questo sabato 19 dicembre è stata segnata da uno stillicidio di incidenti, i più gravi dei quali al confine tra Orzinuovi e Soncino attorno alle 14:40 sulla strada provinciale per Brescia. Alberto Magarini, di 25 anni, e Lorenzo Adamo, di 24, sono morti nel terribile incidente a bordo della loro BMW finita nella scarpata che costeggia la strada. Con loro c'era una ragazza di 21 anni che è stata soccorsa dal 118 e trasferita dall'elicottero di Brescia al civile in codice rosso. Alberto e Lorenzo sono stati estratti dalle lamiere dei vigili del fuoco e affidati ai soccorritori che hanno tentato a lungo di rianimarli, ma purtroppo per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare. Alberto si era laureato un anno fa in scienze motorie ed esercitava la professione di preparatore atletico. Lorenzo gestiva un bar a Soncino. Amici da sempre, anche grazie all'amore per la pallacanestro. Entrambi sono passati della River Basket Orzinuovi e della Orzi Basket, ma l'intera giornata è stata caratterizzata da numerosi incidenti, fortunatamente meno gravi. Poco dopo mezzogiorno a Cerete un'auto è finita fuori strada lungo la provinciale 53. Il ventenne alla guida è stato soccorso e trasferito in codice giallo a Papa Giovanni di Bergamo. Alle 17, lungo la statale 42, all'altezza dello svincolo Perronio Costa Volpino, in un violento tamponamento, probabilmente per una manovra compiuta da un giovane bosniaco alla guida di una BMW che percorreva la rampa di accesso in direzione Valle Camonica ed ha perso controllo dell'auto invadendo la corsia di marcia opposta, proprio nel momento in cui, in direzione di Bergamo, viaggiavano due furgoni, un Fiat Doblò condotto da un 44enne di Breno ed un Iveco Daily, alla cui guida c'era un 64enne di Tavernola Bergamasca. La BMW prima ha colpito il Doblò e poi il Daily, il cui conducente è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che lo ha trasferito al rendezvous nella vicina piazzola con l'elicottero del 118 di Brescia, che lo ha caricato a bordo e trasferito in codice giallo alla poliambulanza. Fortunatamente illesi gli altri due coinvolti. I vigili del fuoco volontari di Lovere hanno provveduto a ripulire la strada dagli oli e carburanti e dai detriti, lavorando per oltre 2 ore. I carabinieri di Clusone e di Costa Volpino hanno svolto i rilievi per ricostruire la complessa dinamica dell'accaduto. La statale, rimasta chiusa fino alle 20, per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza. Il traffico è stato dirottato sulla vecchia statale, dove si sono formate lunghe code e ingorghi. In un altro incidente stradale tra due auto alle 18:30 a Pontevico ci sono stati 3 feriti, trasferiti al civile di Brescia e all'ospedale di Manerbio. Poco prima delle 21 a Idro, un 25enne alla guida della sua auto si è ribaltato. Il 118 l'ha trasferito in codice giallo a Gavardo. E alle 22 a Comunnuovo, una ragazza di 20 anni si è ribaltata con la sua auto. È stata soccorsa e trasferita in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo.